Ciao a tutti, benvenuti in questa classe di repertorio musical stile Bob Fosse. Ora io vi darò le spalle perché ci sono questi magnifici ballerini da questa parte, ovvero tutti voi siete ballerini, probabilmente non di musical, giusto? Quanti hanno già fatto repertorio musical? Eh beh, ce ne sono un po'. Ok, allora due parole sulla lezione che faremo oggi. È una lezione di molto molto stilosa, diciamo così, è una lezione di repertorio Fosse, è una lezione che potete seguire anche voi da casa, che siete in diretta streaming, e la lezione che faremo oggi sarà appunto su una coreografia molto particolare. Bob Fosse è un coreografo che ha coreografato gran parte dei musical di Broadway e che poi sono diventati anche film, è stato anche un regista cinematografico, ha fatto Cabaret, ha fatto come spettacolo teatrale, c'è stato un tributo a Fosse, ci sono Sweet Charity di Bob Fosse, Chicago di Bob Fosse, insomma sono tanti musical che hanno segnato un po' la storia e anche un po' il cambiamento della danza. Bob Fosse è stato un luminare della danza perché cosa ha fatto? Ha preso la danza, l'ha destrutturata e ispirandosi a tante cose della vita quotidiana. In questo pezzo che noi facciamo oggi coreograficamente, Bob Fosse ha studiato, proprio analizzato tutti i movimenti dei volatili e ha costruito questo pezzo che secondo me un po' è la firma di Bob Fosse e che è Blackbird, ed è proprio un omaggio a quello che è un po' il suo stile. Ovviamente Bob Fosse era molto appassionato di props. Sapete cosa sono i props? Sono gli oggetti che vengono utilizzati nel musical, quindi il cappello, i guanti, il bastone, diciamo che non sono stati introdotti da lui, perché poi ci sono altri che si chiamano Fred Astaire, Gene Kelly, eccetera, eccetera, che hanno introdotto tutto questo, ma la cosa molto affascinante, secondo me, è l'uso di questo cappello, per cui magicamente diventa un oggetto che balla da solo. Okay, è un oggetto che poi vi aiuta a diventare più espressivi. Ok, ci alziamo in piedi, iniziamo questa lezione. Chiedo dalla regia un po' di audio. Ovviamente facciamo una musica di riscaldamento, prendete un po' di spazio, mi seguite. Iniziamo in sesta posizione. E port de bras. E lascio. E braccio destro. E allungo. E allungo. E destro. E sinistro allungo. Seconda posizione. And. E. E braccio destro allungo. And allungo. E quarta posizione sinistra, vai, allungo, and apro e lascio, e quarta posizione, and seconda, e lascio, braccia, e schiena tavolino, flat back. E allungo avanti e spingo e allungo avanti le braccia, demi plié e spingo e ancora e lascio giù e stai, busto centrale, lascio tutto, abbandono, vai verso la gamba destra, oltre il piede destro, allunga le braccia, allunga il busto e torna in centro. E vai a sinistra. Torna in centro. E devi plié, risali. And. E apro. Giro il busto. And. Flat back. Allungo. Contrazione. E lascio tutto. Allungo sulla gamba destra. Allunga, allunga, allunga. E risali. E allungo, allungo, e giro,
e vai, flat back, contrazione, e allungo, contrazione, allungo, e lascia sulla gamba destra, sinistra, e ritorna, and sesta posizione, allungo, e prendo il ginocchio destro, circonduzione, e interno, e lascio la mano sul ginocchio, spirale, e lascio la gamba avanti e indietro, libera, libera la gamba, libera, e incrocio, su, giro il busto verso destra, e allunga, scendi, lascia tutto, mano destra, prende il polso sinistro, stai, 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 e risalgo, e por de bra, e ancora, sesta posizione, e sinistro, prendi il ginocchio, circonduzione della caviglia, e contrario, e prendi il ginocchio, spirale, e lascio la gamba avanti e indietro, e filo, su, e busto, lascio, e prendo il polso, spingo, e risalgo, e vado dietro la gamba sinistra, allungo il braccio, spingo, e metto la mano vicino al piede destro, mano destra, piede destro, allungo, e centro, vado subito a sinistra, allungo il braccio, e verso il cielo, rilasso l'anca, e ritorno, e sono parallelo, piedi paralleli, piego le ginocchia, piccoli bounce del bacino, lascio, 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 e questa volta andiamo giù, grand plié, apro le braccia alla seconda, stai in equilibrio, stai, 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 e scendo, nei plié, risalgo. Ok, allora, chi ha il cappello è già a posto, chi non ha il cappello viene qua dai miei assistenti, qua davanti, e si va a dare un cappello. Ok, parliamo anche quelli a casa che ci sono, so che siete tanti, non so quanti siete. Adesso iniziamo la coreografia, iniziamo appunto la gestualità del cappello. Coreografia di Blackbird, se volete trovare appunto il brano musicale è nella compilation di Fossi, tributo a Fossi, l'ouverture Blackbird. Ok, ci siamo? Non vi preoccupate quelli che sono al sole perché tra un po' avremo il sole, tutti. Quindi, siccome il sole bacia i belli, siete fortunati voi e noi un po' meno, ma tra un po' saremo fortunati tutti. Però abbiamo un cappello che potete cominciare già a mettere, a prendere confidenza, o il cappello, potete metterlo centrale, vedrete che lo utilizzeremo in vari modi, oppure sulle 23, ovvero leggermente, ok? Dovete sentirvi belli, venite avanti, venite avanti, venite avanti, ok? Dovete sentirvi belli, col cappello, iniziamo con la gestualità, prendo il cappello, lo metto davanti all'ombelico, la posizione della presa del cappello è questa, ovvero con il mignolo sulla falda del cappello e le tre dita sfarfallate sulla parte concava del cappello, ok, facciamo vedere anche a casa, quindi questa è la posizione, quando lo prendo con due mani è questa la posizione, l'altra posizione è questa, ovvero prendo la falda del cappello,
indice e pollice, sfarfallo le tre dita, apro le tre dita e sono in questa posizione. Il gomito è sempre davanti, ok? Senza spezzare il polso, giù il polso, un po' più giù, è esatto. Ok, quindi inizio la gestualità del cappello. Sono qua e davanti all'ombelico e faccio piccolo swing a destra, swing a sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Non deve diventare una cosa troppo cabaret. No, è un pochettino più stilosa, come vi dicevo. One, two, four, and. Diciamo che il cappello si muove per primo e poi segue anche l'anca. Cappello per primo e poi segue l'anca. And, 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 and. Proviamo a fare quattro passi a destra, quattro passi a sinistra. Ovvero, one, two, three, touch, and. One, two, three, touch. Attenzione ai gomiti, non devono andare, ok, fare questo. Non sto andando a fare la spesa, ok? Ma sono qua, and. One, two, and three, and touch, and one, two and three and touch and one, two and three. Sostengo il cappello con le spalle, con i gomiti aperti. Gomiti aperti and non gomiti chiusi così dietro, ma gomiti aperti. And one, two, three and one, two, three and one, two, three and one, two, three and. Prendo il cappello con la mano destra, ok? Questo lo faccio verso la telecamera e poi mi metterò di spalle per loro. Il cappello è sostenuto dalle quattro dita, ok? Il pollice gioca con la... Se avete un borsalino magari è un po' più difficile. Se avete una bombetta è più facile perché è... Questi sono i cappelli che vengono utilizzati negli spettacoli di Broadway, ok? Ovvero tutta questa parte del cappello è rinforzata, di modo che io possa prenderlo, ok? In qualsiasi modo, e c'è un peso del cappello, non è un cappello vuoto, è un cappello che ha un peso. Allora, da questa parte, quindi gioco col cappello sulle quattro dita, il pollice fa questo gioco, mando il cappello verso il gomito, metto il cappello in testa, prendo il cappello, prendo, lascio andare, lo riprendo con l'altra mano. Gioco in questo modo, quindi prendo il cappello con la mano destra, anche a casa, e giro, metto in testa, cambio braccio, braccio sinistro, and facciamo i quattro conti, and one, and two, three, four, five, six, seven, eight, one, and two, three, four, five, six, seven, eight. Se cade fa niente, eh? Sapete quante volte mi è caduto il cappello, ok? Anche in teatro, anche in scena. La cosa importante è se volete prendere un po' di rischio, il cappello parte dall'alto, ok, e lo prendo in basso. One, ok, un'altra cosa, un trucco è, se avete, diciamo, non avete le braccia troppo lunghe, fare questo, vi incastrate un po'. Allora, mandate il cappello dentro, cioè nella parte interna del braccio, da qua, and, e vado a metterlo. Ok, cambio braccio e lascio. Faremo one, two, three, four, five, and six, seven, and eight. Riproviamo. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Passo il cappello. 5, and 6, and 7, and 8. Vedere? Faccio una volta di spalle per loro. 7, and 1, 2, 3, 4. 5, and 6, and 7, and 8. Ok. Ancora, da soli, vi guardo. Bravi, eh? Ok, mi raccomando, cioè, allora, nello stile Bob Fosse diceva questa cosa, you don't have to give a shit of the audience, cioè non ti deve fregare del fatto che ci sia un pubblico, dovete essere interessanti perché state ballando un po' per voi stessi. E in questo modo, no, ci sono dei musical come, non so, Singing in the Rain, Gotta Dance, devo, no? C'è questa cosa verso il pubblico, le braccia verso il pubblico. Stile Bob Fosse non ci saranno mai queste braccia verso il pubblico. Sarà sempre qualcosa di più interessante, sarà sempre qualcosa di più intimo, sarà sempre qualcosa di più nella forma di qualcosa che potrebbe essere un animale, ok? Rifacciamo questo. Quindi, quando fate la camminata, mi raccomando, fieri, fieri. È la parola giusta, fieri. Cioè, and one, two, three, and four, ok?
5 and 6 and 7 and 8. Bravi. Lo facciamo una volta con la musica? And 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8, and 1. Arriviamo al 1, ok? Ancora? Veloce? No! Pronti? And 5, 6, 5, 6, 7, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and a 1. Ancora? 5, 6, 7, and 1. Hop! Ah! E on, yes, vi guardo e davanti, and a 5, a 6, a 5, 6, 7, and go, hop, oh wow, bravi, fate un applauso a loro, meritato, ancora una volta, and 5, and 6, and 5, 6, 7, go, and 1. Ok, attenzione, quando arrivi sei come se fossi sulla gamba destra, peso, le gambe non sono così, ma peso sulla gamba destra, spingi, intendiamo, brava, rifacciamo, and, pronti, and 5, a 6, a 5, 6, 7, go, and a 1, e... Ok, non vi preoccupate se qualcosa va storto qua, ma quando partite è questo. Ah, 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 ok? L'ultima volta vai. And five, a six, a five, six, seven, go and one. Hop! Oh yes. Bene, mettete il cappello. Se volete applaudire, sono sempre graditi, anche se stiamo facendo lezione. La lezione di musical è un po' una cosa intermedia tra una lezione e una performance. Penso che ci sia sempre da imparare, anche guardando una lezione. E spero che qualcuno poi faccia danza, qualsiasi stile di danza. Siamo qua per celebrare la danza. Allora, gomiti, stile Boffossi, gamba destra avanti, per voi. Gomiti, vi sedete. Ok? I gomiti non vanno mai fuori, ma sono qua. Ok? C'è un aneddoto che io racconto sempre, che c'era una musa, una ballerina ispiratrice di Bob Fosse, che arrivava sempre molto in ritardo, no? Negli spettacoli di Bob Fosse, e arrivava in camerino, si metteva lo smalto, no? Poi aveva lo smalto fresco, no? Allora lui era costretto a coreografare in modo che lo smalto si asciugasse, e quindi ha cominciato a fare, no? E questo è un po' diventato lo stile. Ora, probabilmente una leggenda, probabilmente è sicuramente però una cosa nuova che lui ha fatto, quello di fare queste posizioni molto sedute, stilose, diciamo così. Ok? Siete, quindi, in questo, gambe aperte. Alterniamo destra, sinistra, sinistra, destra. One, ora, quando faccio, batto, one and two, three and four, 5 and 6, 7 and 8. Non sto utilizzando le braccia, sto utilizzando soltanto i polsi. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. No, non camminate, cammino io per fare così mi vedete tutti. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. Solo i polsi, solo i polsi. Controllate che stiate utilizzando soltanto i polsi e non anche il gomito, altre parti del corpo, spalla, eccetera, eccetera. Ok, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, solo spalle, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, sembra facile, non lo è, perché adesso con la musica cominciamo a fare il controtempo. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. I polsi rimangono qua, ok? Non fate 1 and 2, 3 and 4, oppure fate 1 and 2, 3 and 4. Questa è un'altra cosa. Sapete cos'è questo? È grease. We'll go together like rum rum, ok? Diventa, invece no, è tutto più essenziale. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. Spalla 1, 2, 3. Con la musica.
prima senza muoversi. And 5, 6, 7. 1 and 2. Ok, destra avanti, giù, spalle. 5, 6, 7 and 1. Stretti i gomiti, stretti i gomiti. Ok, proviamo la camminata verso destra. Fate i passi piccoli, ok? 1 and 2, 3. 1, 8 verso destra. And 5, 6, 7 and 1 and 2. E sinistra. 1 and 2 and 4. E ancora. Five, six, sinistra e 1 and 2 and 4. Chiudi i gomiti, Emma. Chiudi i gomiti. Ok, lascio tutto. Vai con le spalle. Spalle anche a casa. And 5, 6. E cammino. And 1. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E porto bra. Braccia e 1 e 1 e avanti e cappello e tiro. Posizione! Yes, bravi! Ok, questo era il riscaldamento, lo stile, eccetera, eccetera. Ora, Blackbird, brano scelto, coreografato da Bob Fosse sull'osservazione dei volatili, ok? Quindi sarà, il percorso che noi facciamo sarà quello di un volatile che dal bagno asciuga prende il volo e poi vola, ok? Noi faremo la prima parte. Iniziamo col cappello. Ok, gambe chiuse. 7, 8. Meno male che c'è Giulia, ci sono loro, che sono i miei angeli, che mi assistono. Allora, cappello, gomiti aperti. Il primo 8 facciamo 1, 2, 3, 4. Vi ricordate come si teneva il cappello? Ok, le tre dita sulla parte, ok, della bombetta. Perfetto. Allora, da questa parte è 1. Scusate, partiamo da questa. La mano sinistra in quattro tempi va sul fianco sinistro, la mano destra porta il cappello in testa e faccio un piccolo demi-plié, guardate. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dita sono sfarfallate sui fianchi, ok? Come va il sole? Caldo? Bellissimo, tanto avete il cappello, che vi frega? Allora, mani sfarfallate qua sui fianchi, ok? Un pochino più aperte, Marco? Giusto? Sì, esatto. Ok? Qua. E il movimento sarà questo. È passo, touch, passo, touch, passo, touch, passo, incrocio e. Ok? Rifacciamo. And passo, touch, passo, touch, passo, touch, incrocio e. Ok? Ah, adesso aggiungiamo un giro del bacino. And 1 and 2, 3 and 4. 5 and 6 and 7 and 1. Porte bra, la signora fa anche la coreografia. No, no, può farla. Ok, 1, 2 snap. Guardo verso il tetto del castello. 1, 2, 3. Guardo la mano. And 5, 6, 7. Rifacciamo. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1. Stupendo. Se a casa e anche voi volete snappare a tempo, basta che lo facciate a tempo, vi prego, ok? Non... Siete un pubblico molto musicale, grazie. And ancora, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1. Aggiungo and vado avanti. 1, 2, 3, 4. E questa volta guardo verso in basso, verso destra. 5, 6, 7. Ok?
Rifacciamo. 5, 6, 7, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and a 1, 4, 5, and 1, 2, 3, 4, incrocio, guardo a destra. Attenzione, quando riparto 1, 2, 3, 4, subito incrocio e guardo a destra. Il gomito sinistro è ancora aperto, vero? Non l'ho lasciato perché c'è caldo e mi sto sciogliendo al sole. No, sono qua e sono in tensione, ok? Da qua, facciamo questo con la musica. Pronti? Vi conto un 8. Sesta posizione, piedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and a 1. E go. 1. And. Lo rifacciamo? Lo rifacciamo? Ok? È bello perché si è creato, ogni volta che c'è un pezzo di Bob Fosse, si crea questo silenzio magico, no? Per cui anche lo spettatore è in attesa, no? E poi se questa cosa qua del ritmo, no? Ti prende, perché poi ci sono appunto, tutti i suoni sono registrati. Rifacciamo? Pronti? Stessa posizione? And 1, 2. E. And. And. Vado avanti? Vado avanti? Grandiosi, grandiosi. Allora, siamo qua. Quindi, A. Apro, è una posizione un po' strana, ok? Seguite le istruzioni, solo queste. Apro gamba destra, apro braccio sinistro e vado a fare dei plié della gamba sinistra. Il peso è in mezzo. Faccio snap snap, anche se non snappate con la sinistra, anch'io faccio un po' fatica, fa niente, fate finta. 1 and 2. Dov'è il gomito destro? Sempre aperto. Dov'è la testa? Guarda verso su, ok? È una posizione completamente aperta. And 1, 2, 3. Cambio, jolly. Ok, cambio, da questa posizione cambio questa posizione 5, 6, 7. Quindi 1 a a a a a a. Ok, rifacciamo da. Siamo qua. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La posizione è simmetrica. Prima vado gamba sinistra sul tallone. Quindi ho il peso tutto sul metatarso, peso in centro del corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una bella posizione alla seconda aperta. Ok, ancora da qua. 5, 6, 7, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chiudo sinistra verso destra e faccio bounce, 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 col flip delle gambe, faccio 1, 2, 3, 4, testa 5, busto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scusate, sono due bounce, 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 c'è ancora un bounce, 5, testa 6, busto 7, and 8, piccolo touch del piede per fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Cammino per un 8 e un 4. Se avete le calze, non dovete massacrarvi l'alluce, ok? Chi ha le scarpe può fare touch, chi invece ha le calze fa semplicemente piccolo touch dietro, ok? Sono qua, da qua, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bounce, chiudo sinistra verso destra, da questa posizione, chiudo sinistra verso destra, and 1, and 2, 3, and 4, bounce 5, testa 6, giro 7, touch 8, per fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, apro, slide, 5, 6, 7, 8, la mano è come se fosse un ombrellino sopra la testa. Il gomito è parallelo, ok? Sulla linea del corpo, da qua e stai. E il tempo sarà 1, 2, 3. Faccio sentire la musica. Arriviamo qua, ok? Facciamo con la musica. Cappello in mano. Sesta posizione, 1, 2.
two, three, four, five. Scusate. Come se fossimo veramente su un palco. Partiamo, c'è un'apertura a sipario, ok? Quindi, stiamo con la testa giù. La gamba destra sta in bevel position. Bevel vuol dire, ok? Col ginocchio flesso, in questa posizione. Spalle aperte, busto aperto, giù la testa. In un 8 viene sulla testa. One, two, three, four, five, six, seven. Qualcuno era già sul 4. Facciamo un 8 della testa. Giù il collo e one, two, three, four, five, six, seven, and a one, two, ok? Prego, quindi partiamo dalla stessa posizione. Sembra la messa. Grazie per questo silenzio. Non me l'aspettavo. Giù la testa. And one, two, three, four, five, six, seven, and a one, four, five, six, seven, and one, and bounce, 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 testa, e ok, un 8 e un 4. L'applauso è per loro, ovviamente. Ok, vi faccio sentire un attimo la musica. Anzi, no, il tempo è 1, a, 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 a. Proviamo insieme. 1, a. 1, e, a, 1, a, e. Ok, col piede è 1, 2, 3. And four, and five, six, and seven. One, two, three, and four, and five, six, and seven. Il doppio non c'è, nel senso l'abbiamo fatto prima con le mani, ma è one, two, three, and four, and five, six, and seven. Ok, one, ok, è one, two, three, and four, and five, and six, and seven, eight. Scusate, c'è un in più. Five, six, seven, eight, one, two, three, and four, and five, six, seven, eight, and one. Vi ricordate la posizione del braccio sinistro? Era questa. Quindi sono sulla gamba sinistra, quadricipite che mi ringrazia, ok? Da qua, and one, adesso il bacino fa un piccolo swing, avanti, ah, ah, niente di sessuale, eh? Non c'è niente di sessuale, semplicemente danza. E one, ah, 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 and say, stai. Da qua, vi ricordate il discorso dei volatili? C'è un uccellino che cerca la mamma. Pa, 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 pa. Dal suo nido, ok? Pa, 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 pa. La mano è qua. Proviamo. One, and two. Qua, ah, ah, and say one, two, three, pararatata. C'è una pausa, eh? One, two, three, pararatata. Ok? Più la posizione è in demi-plié, siete qua, più è carino questo momento, ok? Pararatata, dove stendo le gambe, il mio quadricipite mi ringrazia, mi dice grazie, che non sa, ok? Quindi sono qua, pa, a, 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 ci. E su, a, a, da qua, one, two, three, pararara, ta, ta. Ok? Ora invece di cantare io, faccio suonare la musica. Da capo! Sesta posizione. One, two, three, four, five, six, seven, and a one, two, three, four, five, six, seven. Grande questo! Più grande. And one. E jolly. And bounce. One, two, three, four, five, six, seven. Cammina. Apro le spalle. Alzo il mento. Slide sinistro. And one. Stay.
Il momento uccellino nel nido è molto tenero, vero? È molto, molto carino. Pararara ta ta. Tararara ta ta. Vi ricordate la camminata di prima? 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7, 8, vado in sesta, sono 2, 8 e finisco in sesta. Ora, venite qua un attimo, Giulia e Francesca, ok, cammino da questa parte, non muovetevi, guardateci, adesso poi li facciamo anche di fronte per voi, lo facciamo una volta per la telecamera, and cammino. Il trucco per essere interessante è quello che vi dicevo prima. Bob Fosse diceva: non ti deve interessare, non devi ballare per l'audience, ma nel momento in cui non balli per l'audience, l'audience si affeziona a te, il pubblico si affeziona a te. Cioè, diventi interessante perché non stai facendo niente di ok, wow, gotta dance, ma è un po' tutto, è tutto più intimo. Quindi cammino e diventa interessante. La testa, gli occhi possono guardare dove voglio. 1 and 2, 3 and 4. 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8, ok? Giusto? Vedo qua ci sono un po' di ballerine, insegnanti, o sbaglio? Qualche ballerina insegnante, esatto, che annuisce con la testa, dice, ok. Va bene, quindi sono un 8 e un 4 per andare da questa parte, and 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, ho detto 2, 8, ho fatto un 8 e un 4, ok? Per spostarvi, non fate i passi grandi perché non c'è tanto posto, anzi, facciamo una cosa, dalla posizione di partenza fate tutti 3 passi, ok, da questa parte, io devo stare qua in questi, mi hanno detto di stare qua tra questo segno e quest'altro, quindi pronti, 5, 6, 7 and 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, arrivo in stessa posizione per fare 1. Ora, nel gergo del tap, Bob Fosse era un grande insegnante tapper, ok? Insegnante di tip tap. Questo è un toes, ok? Toe, 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 ok? Giochiamo con controtempo, mani e piedi, per fare. Ascoltate prima. 1 and 2, ah, 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 apro, and ah, ok? 5, 6, 7, 8, 1. Ok, tutta la frase è questa. 1 and 2 and 3 and 4, ah 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 ah. Ok, piano, 7 e 8. 1, piedi, mani, piedi, apro, chiudo, 6. Ancora, 5, 6, 7 e 8. Ok, se ce l'avete, visto che vi sento molto musicali e vi ringrazio per questo, siete molto bravi, la prima parte con la testa bassa, quindi 1 and 2 and 3 and apro, 5, un release del busto, 5 and 6 and 7 8, testa qua, conto 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, sesta posizione, chiudi i piedi. Ok, quindi guardatemi. 1 a a a a a, apro, a a a a a, mi sposto e insieme 5 6 7 8, 1 apro, stai, 6 7, ancora 5 6 5 6 7 8, 1 a a a a, apro e 6 7, cioè faccio sentire con la musica. Proviamo solo questo. Pronti? Farsi. Yes! Ancora, 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 ancora. E lo facciamo da capo, ok? 3 passi da questa parte, un applauso di incoraggiamento per loro. Ready? Stessa posizione, cappello, testa bassa,
And one. And. And. Jolly destro. And. Bounce. E gomiti aperti, state cantando qua, eh? And stay, uccellino. Three, four, five, six, seven. Non vi ho fatto ancora bere, bevete se avete una borraccia, bevete se avete qualcosa. Se non avete niente, non bevete. Fate come me. Non è vero. Intanto vi faccio sentire la musica. Ok, ci siamo? Avete bevuto? Poco? Durante la lezione di danza si beve poco, un piccolo sorso. Ok, da capo! Dai che tra poco saremo tutti al sole! Yeah! And one, two, three, four, five, six, seven, and a one. And go! Forte brava! Testa! Bravi! And bounce, and one, two, three, four, five, six, seven, go, touch, bene sul mento, and slide, and ritmo, stay, and and two, three, four, five, six, seven. Andiamo avanti, siamo da questa parte, siamo da questa parte. Ora arriva il passo un po' tricky, ok, della coreografia. Perché è un passo un po' strano. A un certo punto ci sarà la testa incontro il tempo con le gambe. L'atteggiamento è questo. Ve lo spiego davanti, ok? Guardando gli specchi, che non ci sono. Ma c'è tutta questa bellissima gente, ok? Che ha gli occhiali a specchio. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Facile? Ok? Braccia fatte. Le braccia non fanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché diventa? Ore spray. Ok, ma 1, 2, 3, 4. I gomiti, dovete avere il tricipite, ok, attaccato al busto. 1, 2, lavora soltanto il polso. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, da... Ok, ce l'abbiamo questo. 1, 2. Le gambe fanno... 1, 2, scusate, 1, 1, 2, ok, scusate, parte le gambe sono in battere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dovete battere col metatarso, siete sul ball, ok, sul metatarso, and 1, 2, 3, 4, l'altra gamba non fa 1, ma fa passé, altissimo, ok, 1, 2, 3, scusate,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facile? Sì. Testa, aggiungiamo. È come la zia che sta Forlì. Dovete aggiungere sempre un gesto. Non so chi l'ha fatto. Io da piccolo cantavo la zia che sta Forlì. Anche voi, giusto? Sempre. Ma da lì ho iniziato a ballare, eh? E dalla coordinazione della zia che sta Forlì. Fate fare la zia che sta Forlì, perché è fondamentale. Anche a casa, zia che sta Forlì. Quindi, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La testa si muove come un gallo che sta entrando in un pollaio, non scherzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono tre teste. 6, 7, 8. Facile? Adesso vi voglio vedere con le gambe però, perché la testa fa un conto e invece le gambe fanno un altro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi 6, 7, 8 del secondo 8 è bounce, bounce, bounce. Ancora 5, 6, 7, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le gambe, braccia. Ora il passo viaggia in laterale. To the left side, from the right side to the left side. Quindi, and subito, ricordate la gamba? Guardatemi, mi metto qua. La gamba fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono due snap e tre teste. Due snap e tre teste. Ok? Soltanto chi balla può capire che fare due snap e tre teste non è una cosa così banale. Ok? Gli altri dicono, ma facile però questa cosa così, tutti ce la fanno. Venite voi. Che state lì così? No, scherzo. Ma è per dire che non è così banale. Allora, rifacciamo? Vi guardo? Fai, se... Tanto la prima volta lo sbaglierete, la seconda volta lo sbaglierete, la terza pure, la quarta anche, dalla quinta viene bene. Quindi avete ancora tre volte per sbagliare. 5, 6, 7, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora vi guardo. No, anzi, non vi guardo. Ok, quindi è un gallo che entra nel pollaio. Prima citazione. 5, 6, 7, and a 1, 2, sul passé, su, 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 giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apre le ali e batti sul cappello per cominciare una camminata verso destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, la musica dirà, il cantante dirà, late tonight, io dirò say goodbye, say goodbye, sono qua dietro, ok, sono di spalle, ora giratevi, giratevi, di spalle faccio questo, incrocio, attacco, ok, destra, pollice, in questo modo, faccio un'aquila, ok, da qua farò, da giù, parte è, black bird, apro e release, black bird, apro, flip, release, scendo le braccia, ancora, black bird, apro, flip, release, and black bird, apro, flip, release. Quando vado giù in demi-plié, le gambe, le ginocchia devono stare unitissime, una all'altra, ok? Non fate questo, ok? Quindi, abbiamo fatto dalla nostra camminata speciale del gallo, che vi piace, vedo che vi piace, proprio dagli occhi. 5, 6, 7, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apro le ali, and batto sul cappello, and fallo 1, 2, 3, la camminata di prima, 7, 8, 1, 4, and say goodbye. Mi giro, incastro le mani, and black bird, apro, flip delle mani, release. Quello, ora, lo stile Fossi, se vi capiterà, e spero che vi capiterà, perché io spero che tutti gli spettacoli di Bob Fossi arrivino in Italia, ok? Questo tipo di lezione viene fatto in America, e sono lezioni particolari dove i ballerini sono vestiti sempre di nero, c'è un dress code che è nero, le ragazze hanno tutti i tacchi, i ragazzi hanno scarpe come queste, e sono lezioni
che permettono di entrare a fare le audizioni a Broadway, ok? Io spero che siete giovani, quindi che ci sia la possibilità un giorno di fare uno spettacolo di Bob Fosse in Italia, Chicago. Beh, è stato fatto sui Charity, non proprio con le coreografie di Bob Fosse, ma speriamo appunto che arrivino tutti questi spettacoli perché sono particolari e speciali. Da capo, tutti insieme, tre passi verso la vostra destra. Baciati dal sole. E mi raccomando, un 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 4, 5, 6, 7, and 1. And go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1. Slide, sinistra, slide. And stay giù. And piegate le gambe. Sesta posizione. Apro. 3, 4, 5, 6, 7. Gallo. Tre. Ho subito dimenticato. And 1. Dietro. E il castro. Blackbird. Ha, ha, fly. E da qua possiamo volare. Ok. Siete tantissimi, vi divido in due, così lo fate meglio, ok? Voi lo fate sempre, davanti. Secondo gruppo, venite, secondo gruppo. Primo gruppo voi. Ah, c'è una bella temperatura qua al sole, eh? Sta proprio bene. Sembra di essere a Sharm el Sheikh, veramente. Ok, prendete spazio. Partiamo un po' da questa parte. Ci siamo? Ok, l'unica cosa, mi sono dimenticato una cosa. Quando facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e continuiamo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7. Ci sono prima due battiti sulle gambe. 5, 6, 7, e now 1. Facciamo ancora questo. 5, 6, 7, e una spalla, spalla. Spalla, un 8, un 4, spalla, spalla, say goodbye, late tonight, and, incastro, giù, 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 sono proprio giù, ok, da qua, volo, 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 le mani superano il mio cappello, sono incastrato in questo modo, ok, apro, flip delle mani, and release, ok, pronti? And go. And go. And bounce. Il mento, apro le spalle, and slide, giù il bacino, and stay, and four, five, six, seven, gallo. Ci sono i tre. Ta, ta, ta. Giro. The step. And. Vado indietro. And. Sta, ta.
Secondo gruppo. Pronti? Faccio con voi. And one. E mano. Apri i gomiti. And bounce. Passi piccoli andiamo avanti e sposto. And stay. Go. Five, six, seven, and giusto. Batto due. Release. And spalle, 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 spalle. Say goodbye. Ciao ciao. And what's up? Go. Venite tutti insieme, venite tutti insieme, tutto, primo e secondo gruppo, ultimo, ultimo, ve lo spiego da avanti, andrà indietro il passo. Abbiamo fatto fly, release, and. Ora, diventa una cosa un pochettino anni 60, un po' di voi sono giovani per gli anni 60, anch'io sono giovane per gli anni 60. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. C'è questo doppio bounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andando indietro, le braccia che fanno questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proviamo. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7. E c'è un doppio bounce. Andando indietro, proviamo 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il sole, che bello, 5, ma tanto fa bene sudare, no? Siamo al 4 settembre, tra un po' ci verrà il freddo a Milano, la nebbia, quindi godiamoci questi momenti. 7 con le braccia, 7, 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. Per fare, le braccia fanno 1 and 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 4, giusto? 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. E qua interviene un altro animale, sembra la coreografia per i bambini, il tacchino. Il tacchino che esce da casa con la sua bombetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ora, istruzioni per l'uso. Le braccia fanno questo. 1, and 2, 3. Gomiti si bloccano dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le gambe fanno step, step, stomp. Sapete cos'è uno stomp? Peso sul piede, scivolo sullo stesso piede. Step, stomp, step, stomp, step, stomp, step, stomp. L'altro piede si ferma sul metatarso, ok? On the left side, on the ball, and one, two. Si ferma a metà del piede, ok? Quindi one and two. 3 and 4. La testa non ve l'ho spiegata, l'avete vista. Ok, viene da questo movimento di opposizione. Gomiti dietro, testa avanti. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. Ok? È un 8. C'è ancora un 8 e finito. Adesso, come se avessi delle uova in mano, uova sode, perché se fossero scrambled eggs sarebbero queste. No, uova sode in mano, mani sulle anche e faccio 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 8. Dovete pensare a fare questa rotazione dei polsi attorno alle anche. I gomiti sono stretti, 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 stretti
e rotazione, rotazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È sempre un 8. Ricapitolo. Blackbird, pa, pa, fly. È 1, faccio di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutto il bounce che avete mettetelo dentro. Qua potete, cioè liberarvi. È il nostro Blackbird che sta prendendo il volo, ok? 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8. Tacchino. 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 8. Mi giro. 1 and 2 3 and sempre se bounce di prima 7 8, ok? E sarò girato da davanti, ok? Chiedo a Giulia e a Francesca andate dietro. Ok, che adesso lo faremo nella direzione giusta. Abbiamo finito, Abbiamo finito quest'otto. Quindi, da Blackbird, and Blackbird, apro, flip, release, and 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, tacchino, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi giro, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, 8, per finire, step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, batto le spalle, and 1, fine. Ok? Scusami. Rifacciamo. E camminate avanti, deve essere una camminata, pensate che il nostro Blackbird sta volando, ok? Quindi deve essere una camminata bella, bella sostenuta. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ok? Decisa la camminata, i piedi che non faccio, ok? Incrocio, passo, modella 2022, ok? Un piede incrocia con l'altro. Camminata avanti. And. Quindi, le braccia fanno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piccolo release delle braccia. And. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le dita sono strafallate. C'è energia nelle dita. C'è energia nelle spalle perché spingono verso il basso. Ok? Se sono molle così... non è la stessa cosa, ok? Quindi qua, ta, and 1, 2, 3, 4, e cammino. Quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le spalle fanno questo, 5, 6, 7, 8. Piccolo, 5, 6, 7, 8, 1. Proviamo. 5, 6, 7, e now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. C'è? Ancora, 5, 6, 7, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Facciamo dal nostro... No, anzi, facciamo una cosa. Tutti una volta con la musica. Giulia e Francesca stanno lì per questa volta. E poi due gruppi. Anzi, tre, se abbiamo tempo. Pronti? Da capo? Venite avanti, venite avanti, venite avanti, venite avanti. Vieni. 5, 6, 7, e 1. E... go. And bounce. E... giù le spalle. Gomiti aperti. Slide, and stai giù col bacino, and stay, and go, 5, 6, 7, gallo. Anche il signore ha imparato. 5 and release, cappello, and 5 e say goodbye and Blackbird, pronti e vai, sciogli, sciogli e tacchino. 1 hop hop e 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Wow! Primo gruppo! Primo gruppo!
Solo primo gruppo, vai. Solo primo gruppo, vai davanti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1. And go and stay. Cammino, non guarda avanti, guarda anche di lato. E one. Fuori le teste, fuori le teste. Ta ta ta. Say goodbye. Sciogli. Tacchino. Giro. Grazie. Abbiamo tempo per farlo uno e uno? Da casa gli salutiamo? Allora, noi lo rifacciamo ancora una volta. Per quelli che sono a casa, grazie, so che siete... No, non lo so quanti siete, non vi vedo. E rifacciamo ancora una volta, grazie. Io sono Giuseppe Galizia, se volete seguirmi su Instagram, Giuseppe Galizia. E lo rifacciamo ancora una volta per gruppo? Primo e secondo? Vi guardo. Pronti? Primo gruppo.